La festa della Trinità. Pensate un po' che nell'anno, nel calendario liturgico è pieno di tanti santi, Gesù, Maria, ogni cosa. Oggi però è la festa di Dio. E almeno ci vuole, no? Dio ha creato tutto, 365 giorni nell'anno e un giorno per Dio. E tutto il resto. Tutti santi. E pensate anche un po' proprio a livello che Dio è un mistero che noi non possiamo capire tutto, come qualcuno diceva che non si può capire la Trinità. Anche San Agostino tanti anni fa ha detto la stessa cosa, quando lui cercava di capire un po' della Trinità, camminava per la spiaggia e poi a un certo punto ha visto questo bambino che prendeva l'acqua dal mare e ha buttato in questo buco. E San Agostino ha capito, ecco la profondità della Trinità, che è infinito. Però si può capire fino a un certo punto. Gesù ha rivelato che la Trinità ci sono tre persone e un Dio infinito. Un Dio ma tre persone. Tante volte nel passato c'era la tendenza di pensare, nella teologia prima del concilio, un po' molto, cioè piuttosto Dio infinito, quasi presentava come statica, infinito, cioè come San Tommaso diceva, come si dice in italiano, the unmoved mover, cioè quello che non muove ma muove le altre cose. È la definizione di San Tommaso classico del Dio. Invece direi, soprattutto con la Trinità, ha messo piuttosto sul punto di questo rapporto fra le tre persone, perché Dio sta tanto tanto bene prima di noi. Dio non aveva bisogno di noi. Dio non aveva bisogno di niente, era infinitamente felice, felice. E allora anche possiamo fare anche un buon esame di coscienza se anche noi facciamo come Dio, nel senso che Dio, per che motivo ha creato tutti noi, gli angeli e ogni altra cosa? Per che motivo? Anche per esempio quando due persone si innamorano, si sposano, veramente in un modo reale si condivide questa cosa qua. Cioè, Dio ci ha creato e ci ha dato un dono incredibile, cioè che non ha dato a tutti gli animali, ma a noi e agli angeli ci ha dato la libertà. E perciò creandoci con la libertà c'è un bel rischio. C'è un bel rischio che tu crei nella libertà e sono totalmente liberi. Dio non costringe in nessun modo. Di qua, di là, c'è il rischio che una creatura può dire di no. E quando c'è tanto tanto amore, come da Dio, cioè immenso per ognuno di noi, non possiamo veramente immaginare il dolore dentro il cuore di Dio, si può dire il cuore di Gesù, quando noi, ognuno di noi diciamo di no con il peccato, piccolo o grande. Come anche per i genitori, non si sposano, però non tutti i figli rispondono di sì. E più i genitori amano tanto i figli, e quando dicono di no è tanto dolore ai genitori. Non possiamo immaginare quanto dolore per Dio quando diciamo di no, le conseguenze dell'amore. Così non è un Dio solitario, le tre persone si amano fra loro infinitamente. E anche di pensare anche questa cosa qua è molto importante, così semplice, ma e più che vado avanti in tante cose, mi vedo le cose semplici che si vede per capire tante cose. Cioè, tante volte quando io vedo certe persone che anche magari stavano nella chiesa tanti anni e poi dopo le cose vanno male o si perdono la fede e ogni cosa, si domanda, come mai? Per esempio, guarda, mi spiace, ho una sorella, cognato, hanno portato via con loro la mia mamma fuori dalla chiesa, ogni altra cosa. E mi domanda, si comincia a pensare come mai queste cose. E si rende conto veramente che tante volte, dopo tutti quei anni nella chiesa, hanno fatto tante cose, tante ogni cosa, però non hanno mai è andato nella direzione verso un rapporto personale con Gesù.
È così semplice, come abbiamo letto nella seconda lettura, no? Abba Padre. Perché guardate, mi meraviglia, soprattutto oggi nella cultura del relativismo, quante cose si può fare nel nome di religione, nel nome di Dio e ogni altra cosa, ma non è spuntata in quella direzione verso un rapporto personale di amore con Gesù, ma tanti altri motivi, no? Incredibile quando, come possiamo ingannarci. No, e 2 settimane fa in questo periodo si fa tante confessioni con persone e genitori che si confessano ogni 5 o 10 anni o più per la prima comunione cresima. E così magari si viene e mi dice: l'ultima volta mi sono confessato più di 10 anni fa, però io ho un bel rapporto con Gesù, oh, mi sento così bello. Io, avendo soltanto 5 minuti, facendo magari come un cowboy con 2 pistole, dice: signora, questa è una cosa soggettiva nella tua testa, ma non è amore vero verso Gesù. Perché amore verso una persona, si cerca di scoprire oggettivamente che cosa fa bene o male a quella persona, ma non un bel sentimento dentro di te, che ti piace quel bel sentimento dentro la tua testa o dall'altra parte, ma senza cercare di scoprire oggettivamente che cosa fa bene o male a quella persona. Cioè, potevo dire, no, che più di 10 anni fuori dalla confessione è come di mettere un bel chiodo nel mano di Gesù. Ah, oh, ma mi sento così bello. Hai capito come il relativismo oggi, che non è amore per niente queste cose, però. E poi quante volte si vengono in chiesa quando c'è la voglia, per soddisfare me, ma non per che cosa. E così, ecco, la Trinità, e poi anche di pensare anche a livello della Trinità, che è infinito, che è potente, infinito, e nonostante quello, nella Trinità si trovano 2 estremi. Infinito, onnipotente, e nonostante quello, ogni persona nella Trinità fa la kenosis, cioè il figlio fa totalmente vuoto, umiltà totale per accogliere il padre. E il padre fa uguale, nonostante che il padre fa la kenosis, totalmente vuoto per accogliere il figlio. Da quella base di umiltà c'è amore vero, e quell'amore nella Trinità è lo Spirito Santo. Quante volte è difficile quando noi abbiamo responsabilità come genitori, sacerdoti, vescovi, che io ho detto qualche volta a certe persone che, nonostante che magari qualche volta noi sacerdoti parliamo di comunione, tutte queste belle cose nel seminario, quando si esce dal seminario, appena che siamo parroci, a quel punto lì il modello non è più, a quel punto lì il modello diventa: il figlio e lo Spirito Santo fanno la kenosis, ma il padre no, perché adesso sono il capo io. Guarda, succede spessissimo questo. No, per questo è importante pregare per i nostri responsabili, di mantenere umiltà come nella Trinità, perché se no non c'è la kenosis per avere amore vero, non c'è la base di amore. E non è facile. E così, ecco, e poi anche questo. Amore vero in questa Trinità di vuotarsi totalmente per l'altro, come San Paolo dice: io sono diventato povero con il povero, piango con i piangi, gioia con i gioia. Parsino che è un amore vero, di amare l'altro come vuole essere amato. Però guardate, anche qui c'è una trappola, che trovo anche in tanti sacerdoti e tante persone. Cioè, è vero che questo è amore vero, di amare l'altro come vuole essere amato, è vero. Perché quante volte ho letto perfino nel diario di Santa Faustina che quando lei era malata, le persone vengono da lei e chiacchierano, dicono tante cose, ma lei soffre di più perché non hanno amato come lei in quella condizione malata. Hai capito come? Però, dall'altra parte della medaglia, quanti sacerdoti genitori oggi amano in quel modo, però amano soltanto che sono contenti come vogliono loro, e loro vogliono soltanto la felicità per questa vita corta, e niente da fare con l'eternità. Così è una grande domanda: questo è amore vero? Quando non cerchiamo di aiutare loro di arrivare al paradiso, si mette tutto da parte totalmente di aiutare loro a arrivare al paradiso,
e cerchiamo di accontentare soltanto chi sono felici sulla terra come tanti fanno? Guarda, questo succede spessissimo oggi. È amore falso. È amore veramente falso. E così ecco, amore, questo amore secondo il mondo, il contrario della Trinità, tutto torna conto. E poi anche, pensate anche un po', voi imparate molto bene con bel catechesi nel cammino, di fare come Dio, che tante persone non fanno oggi, cioè Dio ci ha creato con quel rischio che i bambini possono dire di no. E proprio per questo tantissimi cattolici oggi che non hanno una bella catechesi come voi avete ricevuto, state ricevendo, si fa bambini soltanto fino al punto che mi dà piacere. E stiamo arrivando veramente adesso nel tempo moderno, se non esattamente con occhi oscuri, esattamente come voglio io, si va all'aborto. È come se Dio creasse soltanto quelli che dicono di sì, tutti al no e ammazzano dopo. È egoismo incredibile. Cioè anche di obbedire la Chiesa Umane Vitae, come Dio fa, ha creato tutti, anche quelli che hanno detto di noi no e sono andati all'inferno. Umane Vitae è esattamente quello per i genitori, di fare i bambini con quella generosità e non come per soddisfare soltanto me stesso. Perché qui è l'unica strada alla vera felicità. Così ecco, cerchiamo di vivere questi grandi misteri della Trinità che Dio ha redento. E una piccola cosa vorrei soltanto dire quando finire. Tante volte quando si entra nella chiesa, magari di dire quelle cose semplici con più solennità. Per esempio, si entra nella chiesa, si prende un po' di acqua santa, devi fare lentamente, invece velocemente, e di pensare ciò che si fa. Si fa il segno della croce, la croce è il simbolo della nostra redenzione e amore, e la Trinità. Di pensare a queste cose, non velocemente, e poi anche di pensare a queste cose anche nella chiesa. Guardate, 2 settimane fa, esattamente 2 settimane fa, ho celebrato una messa per 36 ragazzi che preparano per la cresima a Magione, cresima. All'inizio della messa ho chiesto dov'è la persona divina Gesù in persona in questa chiesa. Nessuno dei 36 ragazzi sapevano rispondere. Guardate che il Dio infinito sta nel tabernacolo. Nessuno. Perché i loro genitori, la maggioranza non vengono mai, magari 2 volte all'anno, e anche quelli che vengono non hanno quella coscienza del Dio infinito nel tabernacolo. No? Come gli angeli sono prostrati in adorazione. Perciò quello che i genitori trasmettono ai bambini è quello credo, non le parole. I genitori non credono. Così come è possibile? Quei 36 ragazzi cresima non sapevano dove Dio intendesse nel tabernacolo. Cresima! Guardate, è molto importante per aiutare i nostri. Più che sapete che voi genitori, come anche i sacerdoti, noi trasmettiamo soprattutto quello che crediamo nel cuore senza parole. Le parole sono molto secondarie. Se tu credi, ho letto anche Santo Faustino, un altro santo, che quello che i genitori e anche i sacerdoti riescono di dare ai figli e agli altri è quello che trabocca dal nostro rapporto unione con Gesù. Se c'è poco, niente trabocca e niente arriva agli altri. Deve traboccare questa unione e sacrificio di essere pronto di morire per Gesù come lui è morto per me. È quello che trabocca, è quello che possiamo dare agli altri, non le parole, soprattutto quello. Così cerchiamo veramente di vivere questo grande mistero della Trinità, per poter veramente dare non noi stessi agli altri, ma veramente Dio, amore, nel sacrificare noi stessi per gli altri, come Gesù ha fatto per noi. Oh Signore, che tutti noi viviamo questo grande mistero della Trinità, di fare quel rischio che tu hai fatto di crearci con il rischio di lasciarci totalmente liberi di dire di sì o no al tuo amore, di rispondere con amore o di non rispondere con amore.
di fare quel rischio di soffrire con Gesù sulla croce e di, per la grazia anche di adorarti come tutti gli angeli e i santi in cielo ti adorano, e in particolare la tua presenza molto molto speciale nell'Eucaristia, e che trasmettiamo questo ai nostri figli, ai parrocchiani, che il Dio infinito sta nel tabernacolo, e di adorarlo per poter trasmettere tutto questo grande tesoro agli altri. Preghiamo. Assolutamente.